La strada provinciale della Valestrona riaperta al transito, si viaggia a senso unico alternato, finito l'isolamento dell'Alta Valle. Il drone ha evidenziato l'imponenza della frana di Molini Alta, Calasca Castiglione, in corso i primi interventi. Ha afferrato la compagna alla gola davanti al figlio piccolo, uomo arrestato dai carabinieri nella Bassa Ossola. I sindaci del Basso Verbano hanno incontrato i vertici locali della Guardia Costiera, programmate le priorità per la stagione estiva. I pensieri di giovani donne straniere immigrate in Italia declinati in poesia e raccolti al centro commerciale Le Isole di Gravellona. Nella domenica di Pasqua, grande vittoria di Lisa Longo Borghini che conquista il Giro delle Fiandre per la seconda volta in carriera. Ben ritrovati e una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. In apertura anche in questo TG vi portiamo in Valestrona, dove ieri si è verificata una grossa frana. Solo l'intervento di posa di micropali in cima al versante ha franato, ha evitato che i fatti di ieri avessero conseguenze ben più gravi per la popolazione della valle. L'interruzione viaria è durata sino al tardo pomeriggio di oggi e ora si transita a senso unico alternato. È stato fatto un grande lavoro e un ringraziamento particolare va al consigliere Rainoldi, in quanto con il sindaco Capotosti sempre stato presente sul posto, e devo dire che anche l'intervento dell'impresa Ferrari ha dato la possibilità di cercare di portare avanti i lavori. Stamattina, al punto della situazione, alla presenza anche del responsabile delle opere pubbliche dottor Spanò, con il comandante dei carabinieri dottor Pugliesi, abbiamo verificato insieme al presidente della provincia e al geologo che sta facendo tutta una verifica per quanto riguarda il versante di quella che è la situazione. È una frana di scivolamento gravitativo praticamente, dove probabilmente l'innesto è dovuto al vento che ha tirato giù alcune piante grosse che con le ceppaie naturalmente poi hanno rappresentato una via di infiltrazione della pioggia battente, dell'acqua. E quindi da una parte è scivolato verso valle, dall'altra parte lo scivolamento ha richiamato il terreno, la coltre superficiale fino alla strada provinciale sopra. Lì per fortuna si è arrestato lo scivolamento perché grazie all'intervento fatto molto bene l'anno scorso dall'amministrazione provinciale ha trovato un banchettone sfondato su micropali e tiranti, quindi non poteva andare oltre. Per fortuna che c'era quello, perché fosse stato mancante un banchettone molto più debole, probabilmente riusciva a tirare giù anche quella. E sotto probabilmente diventava molto molto più gravoso. La frana tutto sommato ha avuto questo grosso sviluppo, però siamo stati anche fortunati che sotto nella zona di atterraggio, diciamo così, in mezzo alle case, c'era una zona di espansione che ha potuto accogliere il materiale e ha sfiorato solo una casa sulla nostra sinistra guardando dall'alto, dove io ieri prima ho guardato naturalmente le condizioni in cui erano, dopodiché abbiamo ritenuto di non farla evacuare perché c'è una persona dentro allettata, una persona anziana allettata, facendolo però spostare nell'ala di fabbricato più lontana dalla fabbrica. E anche a Calasca Castiglione oggi è arrivato il geologo incaricato dal comune di visionare il versante franato in località Molini Alta. Anche qui la frana non ha causato danni alle persone, ma serviranno parecchi fondi per mettere in sicurezza l'area. A Calasca Castiglione oggi è arrivato il geologo. Con l'ausilio di un drone ha ispezionato dall'alto la frana che nella notte di Pasqua ha preoccupato i residenti della frazione di Molini Alta. La notte di paura ha lasciato in eredità una profonda ferita nella montagna. Le immagini girate dall'alto hanno infatti evidenziato la situazione di instabilità del versante. Il sindaco Silvia Tipaldi attende di conoscere le valutazioni del geologo per capire come e chi dovrà intervenire per mettere in sicurezza l'area. Il primo dato è che non ci sono state persone coinvolte. Fortunatamente non si registrano danni a casa. Due autovetture però sono state sommerse dal fango e i detriti colati dalla montagna li hanno danneggiati. Questa mattina i due mezzi sono stati rimossi.
Il fango, scivolato a valle per parecchi metri, è arrivato anche sulla sottostante strada statale. Per questo motivo l'arteria da domenica è percorribile ma a senso unico alternato. Dopo la guardiania dei giorni scorsi, da oggi a regolare il transito di auto e bus è stato posizionato un semaforo. In Ossola la pioggia del Ponte Pasquale ha fatto franare nuovamente anche la montagna Domese. A Monte Ossolano l'amministrazione comunale ha fatto sapere che nei prossimi giorni l'area di frana sarà sorvolata da un drone con una nuova ispezione del geologo. Alla luce delle nuove valutazioni si deciderà come proseguire con la messa in sicurezza. I lavori erano già iniziati, pertanto fino a venerdì prossimo la strada sarà aperta a fasce orarie dalle 6 alle 8 e dalle 17 alle 19. Come nelle settimane passate, anche in questi giorni sarà operativo un servizio di guardiania ad opera dei volontari della Protezione Civile di Domodossola. Intanto oggi alle 18 ha riaperto la strada che da Goglio porta fino al Parco del Devero, chiusa dalla vigilia di Pasqua per l'allarme valanghe. La commissione incaricata di valutare la situazione anche lungo i versanti delle valli di Vedro e Formazza ha deciso di posticipare alla giornata di mercoledì la decisione sulla riapertura della statale del Sempione, che dunque almeno sino a domani rimane chiusa tra Iselle e Gondo proprio per il pericolo valanghe. Inevitabilmente l'ondata di maltempo ha riversato molta acqua nei laghi del VCO, in alcuni punti il Verbano è arrivato al limite oppure ha esondato, la situazione è rimasta però sempre sotto controllo. Lago esondato, seppur in maniera non preoccupante, nel tardo pomeriggio di ieri sul lungo lago di Pallanza, mentre la Buzza è tornata nel porto di Intra. E la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini, ha scritto una lettera al prefetto Michele Formiglio chiedendo più tutela e dialogo per i comuni turistici del Lago Maggiore. Sui livelli del lago, dice Marchionini, continua la mancanza di confronto con i sindaci e gli operatori economici. La regione Piemonte sempre assente. Quando la costituzione di un gruppo di lavoro permanente tra soggetti coinvolti? Le previsioni dei giorni scorsi e le conseguenti piogge intensissime hanno portato a livelli oltre la soglia di esondazione il Lago Maggiore, riproponendo il tema dei livelli. Prosegue la prima cittadina. Ho contattato il consorzio del Ticino, mi è stato risposto che è tutto sotto controllo, ma senza azioni concrete compiute sugli sbarramenti mobili della diga della Miorina sul fiume Ticino, il rischio di allagamenti è concreto con possibili conseguenze sul tema sicurezza e le attività economiche turistiche e servizi a lago. Ma al di là di possibili rischi, conoscere preventivamente come si muove il consorzio del Ticino, l'autorità di bacino del fiume Po, è essenziale per noi amministratori locali. Abbiamo chiesto ormai già troppe volte la costituzione di un gruppo di lavoro permanente tra i soggetti coinvolti, a partire dai sindaci del Lago Maggiore, per capire quali scelte si compiono sui livelli del lago per ottemperare alle varie esigenze legate alla sicurezza, al turismo, all'agricoltura e al funzionamento delle centraline elettriche. Conclude, purtroppo è un appello che continua a cadere nel vuoto, con la regione Piemonte completamente assente, i sindaci e gli operatori del settore lasciati senza risposte. Mi rivolgerò al prefetto per capire se questa situazione di mancanza di dialogo debba continuare. E oggi è esondato anche il Lago d'Orta alla Boschina a Omegna. Voltiamo pagina. Un uomo è stato arrestato per violenza in famiglia, in presenza del figlioletto ha afferrato la compagna al collo. Ha afferrato la compagna al collo, stringendo fino a quasi soffocarla davanti al figlio piccolo. È successo in un comune della Bassa Ossola. Un uomo, classe 1976, è stato arrestato dai carabinieri di Premosello Chiovenda. È successo intorno alle 20:30, quando l'uomo è rientrato a casa ubriaco e ha aggredito la donna stringendola al collo. Dopo aver mollato la presa, l'ha ripresa con il cellulare, addirittura schernendola, e ha continuato a deriderla anche dopo che la vittima lo aveva minacciato di chiamare i carabinieri. Dimostrazione che lui non temeva nulla e che poteva fare ciò che voleva. Per cercare di sfuggire a una nuova aggressione, la donna si è andata a sedere sul divano abbracciando il figlio, sapendo che lui non avrebbe mai fatto del male al bambino. Dopo qualche minuto, finalmente la vittima ha trovato il coraggio di comporre al 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri di Verbania è rimasto al telefono con lei ogni minuto, fino al momento dell'arrivo della pattuglia del radiomobile di Verbania, che ha trovato la donna ad attenderli in strada. Il compagno era nell'appartamento
dirette davanti ai carabinieri, ha negato tutto, ammettendo solo un'accesa discussione. I lividi sulla gola della vittima erano però evidenti. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola per essere visitata e medicata, sul posto anche i militari della stazione di Premosello Chiovenda. Forse sentendosi finalmente al sicuro per la presenza delle divise del personale medico, o forse perché stanca di quella relazione fatta di violenze continue, ha raccontato anni di soprusi da parte del compagno, tanti episodi in cui l'uomo tornava a casa ubriaco e sfogava la sua rabbia e i suoi problemi su di lei. Dopo la nascita del bambino lui le aveva promesso che sarebbe cambiato, ma così non è stato. Continue botte, insulti e minacce anche di portarle via il piccolo. La vittima ha ammesso di non essersi mai recata al pronto soccorso, di non aver mai denunciato quei maltrattamenti perché temeva per la propria vita. Accertata la dinamica dei fatti, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Premosello Chiovenda per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere a Verbania su disposizione del PM di turno. L'arresto è stato convalidato dal giudice, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari nella casa di un familiare. Siamo alla pagina politico-elettorale di Verbania. Mirella Cristina replica alle affermazioni dei giorni scorsi di Albertella e assieme al gruppo Noi Moderati dice no all'uomo solo al comando. Un uomo solo al comando? Noi scegliamo il noi della coalizione, con donne e uomini impegnati insieme per la propria città. Preferiamo un confronto costruttivo di idee che diventano proposte concrete per rispondere ai bisogni del presente e per il futuro di Verbania e dei suoi cittadini. Lo affermano il coordinamento di Forza Italia VCO e Noi Moderati VCO, che si presenteranno con una lista unica, che sostengono la candidatura di Mirella Cristina dopo le accuse di tradimento mosse al centrodestra. Spiegano: Albertella ha costruito la narrazione dell'uomo forte solo al comando, perché dice e glielo chiede la gente, e afferma ciò dalla di lui lunga esperienza proprio in quella politica dalla quale ora lo stesso Albertella afferma di discostarsi, ma che continua a invadere il suo presente oltre che il passato. Lo dicono i fatti: Albertella ha alle spalle una lunga storia di militanza di primo piano nel Partito Socialista Italiano. E proseguono: Albertella dice appunto di essere svincolato dalla politica, ma in provincia fa politica con le stesse segreteria di partito che pubblicamente oggi attacca. Si definisce leale, ma 5 anni fa ha sottoscritto un accordo per essere candidato a sindaco di Verbania con i partiti di centrodestra, dai quali ha avuto il 32% dei consensi, accordo che si è rimangiato il giorno dopo aver una poltrona pagata da presidente del Consiglio Comunale di Verbania, e così tradendo il centrodestra nel fare un accordo col PD per i suoi scopi. Aggiungono Forza Italia Noi Moderati: le capacità le giudicheranno i cittadini, chi le sottolinea ogni dichiarazione e continua a vantarsi è perché evidentemente non ne è sicuro. I partiti di centrodestra, nel più ampio programma di governo del paese del Piemonte, dove stanno ben amministrando, hanno progetti importanti per Verbania e sostengono convintamente Mirella Cristina, candidata capace e di grande esperienza, una donna che nei diversi ruoli politici e amministrativi che ha ricoperto ha sempre tenuto la barra dritta, rappresentando al meglio Forza Italia e la coalizione. È stato definito il calendario scolastico 2024-25 in Piemonte. Le lezioni inizieranno l'11 di settembre per terminare il 7 di giugno, il 30 giugno per le scuole dell'infanzia. Il calendario, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'istruzione merito Elena Chiorino, comprende 205 giorni di lezioni in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 171 dove si resta in classe fino al venerdì. I sindaci del Basso Verbano hanno incontrato i vertici locali della Guardia Costiera. Sul tavolo la programmazione delle priorità per questa stagione estiva. I sindaci del Basso Verbano si sono riuniti per discutere e dibattere per quanto riguarda il demanio. Che decisioni, che novità ci sono? Ci siamo visti come gestione associata al Basso Lago Maggiore proprio per cercare di coordinare alla vigilia della stagione estiva più possibile le azioni, sia per quello che riguarda le amministrazioni locali sia per quello che riguarda l'azione della Guardia Costiera, a un anno oltretutto dall'inizio dell'operazione che ha visto in pianta stabile il comando, l'apertura del punto comando qui a Solcio. È stata anche l'occasione di fare un check sul tipo di attività
attività su quello che possiamo fare a livello di amministrazione, cioè per esempio lo scambio completo e continuo delle informazioni, la rivisitazione, la verifica della cartellonistica. Ogni spiaggia infatti è contraddistinta da un numero, quindi in caso di emergenza è possibile far riferimento a questo numero chiamando anche il 112, che è il numero unico di emergenza, per poi arrivare a tutta una serie di norme, sia per quello che riguarda l'armonizzazione dei regolamenti, sia per quello che riguarda la fruibilità del comando, ossia il fatto di far conoscere alla popolazione, quindi ai residenti e alle migliaia di turisti che abbiamo sul territorio, le varie opportunità che si hanno facendo proprio capo alla Guardia Costiera. In più delle iniziative molto importanti in campo ambientale, quindi per esempio il censimento degli scarichi a lago, delle infrastrutture a lago, perché la Guardia Costiera ha anche competenza proprio per la vigilanza dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del mercato ittico, quindi con tutta la ristorazione. Guardia Costiera che rappresenta l'incontro? Sì, la Guardia Costiera rappresenta l'incontro col capo nucleo e col comandante logistico di Genova, quindi proprio per preparazione è il primo di una serie di incontri di coordinamento sia in sede tecnica sia in sede, diciamo, politica, che coinvolgerà, oltretutto è bene ricordare, anche il comune di Stresa e di Baveno, che fanno parte non della GAD ma dei comuni, del gruppo di comuni che ha preso l'iniziativa di portare qui la Guardia Costiera. Al centro commerciale Le Isole di Gravellonato c'è la presentazione del progetto Mamme a scuola e alcune testimonianze toccanti di mamme straniere che vivono nel nostro territorio. I pensieri e le esperienze di giovani donne straniere emigrate nel nostro paese declinati in poesia e raccolti in due totem che rimarranno esposti per 10 giorni all'interno del centro commerciale Le Isole di Gravellonato. Sono stati elaborati durante il corso Mamme a scuola di Non Solo Aiuto. L'iniziativa è stata presentata presso lo shopping center e alcune donne hanno letto i loro scritti. Un momento emozionante per loro e per il pubblico. La mia esperienza qua in Italia è stata bene. E mi piace molto di essere qua. Io vengo in Senegal e il percorso inizia a ottobre passato e sono molto importanti e sono molto contenta per le maestre, perché loro fanno tanti sacrifici per noi, per aiutarmi. Che cos'è Mamme a scuola? Mamme a scuola è un corso d'italiano per mamme che vogliono imparare l'italiano, che si trovano in Italia magari da alcuni anni e che non hanno avuto modo di frequentare mai un corso d'italiano, perché appunto occupate nella cura dei bambini. È un corso che offre la possibilità a queste mamme di avere un momento di babysitteraggio, perché così le mamme si occupano delle attività di studio e i bambini possono giocare e cominciano anche a impratichirsi un po' della lingua italiana e giocano con i loro coetanei. Questo servizio è stato reso possibile grazie al sostegno di Rotary Club, della sezione di Stresa e Pallanza, e Sor Optimist del Verbano. E conoscere la lingua è un aspetto fondamentale, se non si conosce la lingua si è esclusi, e le mamme chiaramente, restando a casa, parlano con i loro bambini nella lingua madre, ma hanno pochissime occasioni di imparare l'italiano. Forse non ce ne rendiamo conto in un contesto dove siamo abituati, cresciamo e parliamo l'italiano, ma senza la lingua si è di fatto esclusi. Questo mercoledì alle 20.45 presso la Sala Auditorium Alessi di Arcademia in via Oddino Pietro Aumenia la proiezione del film documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi Food for Profit, presentato in Parlamento lo scorso 20 marzo. Un documentario che mostra il collegamento tra industria della carne, lobby e potere politico. Il film è frutto di un'inchiesta durata 5 anni. La trama si concentra sugli infiltrati che, riuscendo a farsi assumere in allevamenti intensivi in tutta Europa, sono riuscita a riprendere cosa accade in quei luoghi. L'ingresso è libero e gratuito. Siamo allo sport, parliamo di ciclismo con la grande vittoria di Elisa Longoborghini, che domenica ha conquistato il suo secondo Giro delle Fiandre in carriera. Sentiamo Gianluca Trentini.
Ci sono vittorie e vittorie anche per chi in carriera ha potuto alzare le braccia spesso. Elisa Longo Borghini nella domenica di Pasqua l'ha fatta davvero grossa. Ha centrato il successo per la seconda volta in carriera al Giro delle Fiandre, la Ronde van Vlaanderen, uno di quei traguardi che dipingono la leggenda del ciclismo. Vittoria speciale perché sia a livello maschile che femminile solo uno prima di Elisa, che la vinse da giovanissima nel 2015, ha saputo centrare la corsa dei muri più di una volta, e parliamo del grande Fiorenzo Magni che fece tripletta nel 49, 50 e 51. Vittoria speciale perché il primo colpo grosso dopo quel 2023 degli infortuni, degli stop e della paura di non tornare più quella di prima, sotto forma di demone che le gironzolava nell'anima. No, Elisa nel giorno della resurrezione di Nostro Signore ha rispedito tutto al mittente con una corsa perfetta sui muri, ha preso la fuga giusta sul Koppenberg, ha tenuto bene sul vecchio Quaremont e ha fatto lei la selezione decisiva sul Paterberg, decidendo la corsa con una fuga a tre insieme alla compagna Shirin Van Arrooy e alla polacca Kasia Niewiadoma, le altre favorite ad inseguire. La volata è stata perfetta, Elisa in maglia tricolore ha tagliato per prima il traguardo urlando a braccia alzate. Sì signori, se serviva una conferma dopo le precedenti belle prove, questa è arrivata alla Ronde, dove la giovane Francesca Barale ha chiuso in gruppo, nemmeno troppo lontana dalle prime, denotando una certa crescita. Elisa Longoborghini è tornata e la sensazione è che sia ancora più forte di prima, fisicamente e soprattutto mentalmente, in una stagione dai grandi traguardi che tutto sommato è appena iniziata. Per Elisa e Francesca niente Parigi-Roubaix, ci si rivede nelle classiche delle Ardenne. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione, partiamo dal basket, alle 21 l'appuntamento è con Basketando, Daniele Piovera e i suoi ospiti tornano in onda anche mercoledì alle 9 e alle 13, e ora spazio alle anticipazioni. Sarà una puntata speciale quella di Basketando, una puntata in cui parleremo tanto del settore giovanile della Paffoni con ospiti di eccezione. Insieme a noi infatti ci sono il responsabile tecnico Marco Lodetti. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere avere il presidente Don Angelo Nigro. Prima volta, quindi... A Basketando? Sì, forse. No, qualche volta sei intervenuto. Sì, quando c'era il Covid, forse ti ho fatto uno scherzo. Don Angelo, grazie Don. E poi abbiamo... Il grande Vince, arrivato da due mesi ma subito inseritosi alla grande. Ciao Vince. Ciao a tutti. Michele Burlotto, ciao Michele. Buonasera a tutti. È un piacere, è un onore avere Francesca Paffoni. Buonasera a tutti. E poi il altro allenatore arrivato quest'anno, insomma la sua impronta c'è e come si vede, Gabriele Zaccardini. Ciao. Grazie Gabriele. Daniele, buonasera a tutti. Ne parleremo molto nella puntata Michele, ma il tema chiave del progetto del settore giovanile è della Paffoni, un settore giovanile accogliente, lo testimonia l'arrivo di Vince, aperto. Queste due parole, apertura e accoglienza. Hai detto tutto tu. E qualità? Qualità cerchiamo con grande umiltà di raggiungerla, ci mettiamo tutto il nostro impegno per poter mettere vicino anche la parola qualità. Perfetto, quindi non perdetevi l'appuntamento con Basketando. Sempre la nostra programmazione, ma cambiamo sport. Al martedì alle 21.45 si rinnova anche l'appuntamento con Trail Run Mania, il talk show dedicato al mondo del trail running nell'Alto Piemonte. In questa puntata andremo alla scoperta di Komoot, la piattaforma di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la pianificazione, la condivisione e la navigazione di percorsi outdoor. A parlarcene in compagnia di Luigi Ciccarone ci sarà Andrea Girlanda, community manager di Komoot per l'Italia. In replica anche alle 13.45 e alle 18.40 del mercoledì. E come ogni martedì prima dei saluti, la linea va a Don Renato Sacco per il consueto appuntamento di fine telegiornale. Sì, eccoci, buona Pasqua, si può ancora dire buona Pasqua, almeno in questa settimana, siamo vicini a questa festa così importante per noi e il pensiero va prima di tutto guardando il nostro territorio, alle amiche, agli amici della Valstrona, il disastro
del maltempo di questi giorni, ma anche in Ossola, anche nel Verbano. E quindi di fronte a queste cose che succedono, la prima espressione che sentiamo è: che disastro. Per fortuna non ci sono stati morti, neanche feriti, e quindi resta il disastro, e poi resterà da oggi in poi la discussione: chi deve pagare, quanti soldi ci vogliono per mettere in sicurezza. E credo che sia importante dire: dobbiamo difenderci da tutte le cose brutte che succedono, dobbiamo metterci in sicurezza. Peccato che questa parola sicurezza viene usata per produrre, per giustificare cose che producono disastri, non li prevengono. Per esempio le armi, lo ripetiamo ogni volta, per fortuna siamo in buona compagnia, ricordiamo che davanti ai disastri della natura un F-35 costa circa 130 milioni e può solo bombardare e uccidere. Un F-35 costa come 3.244 posti letto di terapia intensiva. E quindi dove troveremo i soldi per sistemare? Non è un problema di soldi, è un problema di volontà. Ho letto anche in questi giorni che il governo vuole mandare in Albania i migranti al costo di 100 euro al giorno. In Italia costano un quarto. E quindi non è un problema di soldi, di volontà politica. Se vogliamo la pace, investiamo sulla pace. Se vogliamo l'accoglienza, investiamo sull'accoglienza. Se vogliamo difendere il territorio, la natura, investiamo per quello. Altrimenti, se investiamo sulla guerra, avremo solo guerra. Ne riparliamo venerdì, arrivederci. Siamo in chiusura, vicioazzurratv.it, le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti, c'è anche il TG Flash del pomeriggio. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buona continuazione di serata.